Bene, oggi siamo ospiti del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e ti ringraziamo per il supporto che dai alla nostra associazione benefica, ai Tennis Foundation, e siamo molto onorati di consegnarti questo riconoscimento di membro onorario della Fondazione per l'anno 2020. E sappiamo che sei molto legato al territorio, all'organizzazione no profit, e quindi, dato che hai apprezzato la nostra iniziativa, ti diamo questo riconoscimento che prima di te abbiamo dato alla signora Ferrero, a Lorenzo Sonego e il suo coach G. Corbino, alla sindaca Chiara Appendino e oggi tu. Quindi, grazie infinite e volevamo chiederti, dato che hai apprezzato il nostro progetto Charity, volevamo farti un paio di domande. Dato che il nostro progetto di valori, diciamo, di solidarietà, di meritocrazia, di inclusione sociale, cos'è che ti è piaciuto di più, ecco, di questo progetto in termini di valori sociali, ecco? Ma lo sport è uno straordinario veicolo di inclusione sociale e proprio adesso ci rendiamo conto, dopo questi mesi difficili in cui abbiamo dovuto privarci tutti della nostra socialità, di quanto invece la socialità sia importante e di quanto la socialità vada vissuta con spontaneità, così come lo si può fare attraverso lo sport. Lo sport è un meccanismo attraverso il quale, in modo spontaneo e in modo non imposto, si riesce però a realizzare quell'inclusione sociale che è così importante per tutti quanti noi. Quindi io ricevo volentieri questo riconoscimento, vi ringrazio di aver pensato a me e soprattutto di aver pensato alla Regione Piemonte. Noi come Regione abbiamo la volontà di continuare ad investire sullo sport. Io ho collegato per la prima volta le spese dello sport alle spese della salute, così come dovrebbe essere in qualsiasi tipo, in qualsiasi modalità di società evoluta, perché tutte le spese che noi facciamo oggi, sullo sport per far crescere in salute i nostri giovani sono spese che non avremo poi domani nella Certo. sanità. Tant'è che dovrebbe esserci quasi un meccanismo automatico, di una quota della spesa sanitaria dovrebbe essere investita sull'attività sportiva. Purtroppo questo non accade spesso. Noi stiamo facendo però in modo che accada, perché non è una spesa, è un investimento questo, che fa bene alla mente, perché meno sano in corpo e sano, ma fa bene Assolutamente. evidentemente anche al corpo. In più voi fate del bene e permettete peraltro che questa grande passione sportiva che è legata al tennis venga praticata da tutti e che i talenti più meritevoli, anche se magari non hanno le possibilità, però Esatto. possano essere da voi affiancati e aiutati a crescere. Quindi, per chi poi crede come me, la parabola dei talenti diceva che è molto importante non sprecare i talenti, ma non sprecare i talenti vuol dire avere qualcuno che ti aiuta a svilupparli. Quindi voi sicuramente questo lo fate bene. Infine, ATP Finals, grande evento che avremo in Piemonte, che avremo a Torino e che ci darà la possibilità di continuare a investire anche su quello che si chiama turismo sportivo, cioè tutto il mondo degli appassionati del tennis che potranno cogliere l'occasione di vedere i loro grandi campioni dal vivo e contestualmente andare nelle nostre montagne, sui nostri laghi o Esatto. sulle nostre colline o nei musei di questa splendida città che è Bene, Torino. noi nel nostro piccolo vorremmo organizzare con i ragazzi che riceveranno la borsa di studio la presentazione ufficiale qua a Torino, perché Torino sarà la sede istituzionale del nostro progetto e quindi vi chiederemo anche consiglio su qualche evento magari da organizzare in sinergia con la regione per valorizzare la città, far conoscere ai ragazzi il territorio e dargli quel supporto che ci auspichiamo di dare. Bene, noi siamo a disposizione. Grazie, Grazie a grazie voi e mille, grazie a nome di grazie, tutta la grazie, Regione. grazie. Grazie.